serata è splendida, la location meravigliosa, ma direi che soprattutto il MIA è molto importante perché è una best practice a livello anche italiano, nel senso che è uno di quei casi nei quali tutte le nostre energie produttive, creative, organizzative vengono insieme per mostrare l'enorme qualità di cui l'Italia è capace al mondo in modo integrato. A me interessa moltissimo l'associazione tra la festa e il mercato, perché consente di guardare contemporaneamente alle due, diciamo, la doppia dimensione della cultura. C'è certamente un importante aspetto economico, ma ce n'è uno che secondo me è più profondo e più importante, che è quello che forma la nostra capacità di interpretare la realtà. Mi pare una riuscita molto importante, anche perché il punto di incontro tra la nostra creatività e la libertà della nostra creatività e la forza del mercato è la chiave della soluzione nella situazione in cui si trova oggi il cinema e l'audiovisivo in Italia. Noi stiamo facendo una specie di mappatura dei set del Lazio, ma ci sono posti che nessuno se li immagina, ci sono paesi medievali, archeologie etrusche, ci sono posti di una bellezza mozzafiato da un punto di vista di natura, e noi vogliamo fare una mappatura in modo che i produttori, gli imprenditori stranieri che vogliono girare in Italia vedano che non solo Roma, che Lazio è ricchissimo e completamente sconosciuto di set naturali che costano molto meno, ovviamente, non c'è il caos che c'è a Roma e sono splendidi. Quindi il lavoro della Film Commission, che è ottimo, sta andando anche in questa direzione. Noi abbiamo reinvestito con 800.000 euro nella Film Commission proprio perché c'è da scoprire questa regione come set cinematografico. Evviva il MIA!